I ragazzi a fine gennaio sono stati scelti naturalmente attraverso un sistema di selezione proprio così deliberato dagli organi collegiali. Sono stati scelti due ragazzi della quinta elementare e due della seconda media, per cui la delegazione che è partita dal 27 gennaio al 2 febbraio ha visitato Grodzeschi, ma che è proprio un villaggio rurale, però diciamo il resto della mobilità si è svolta a Craiova, che è la città più vicina. Federico Di Pietra, 9 anni, è uno dei quattro alunni che hanno partecipato a questa esperienza, il cui tema è stato le connessioni Io storiche e musicali. ho visto molte cose, molti musei, ho conosciuto anche molte persone, tra cui un bambino bulgaro, e ovviamente abbiamo parlato in inglese. Perché né lui conosceva l'italiano né ovviamente io conoscevo il bulgaro. Abbiamo visto molti musei della scienza, delle scienze naturali e due di storia. E c'era una parte col planetario, che è stato il mio primo planetario che ho visto. E abbiamo visto anche un film da un'ora, che a me sono sembrati 5 minuti, dove spiegava i pianeti, ovviamente tutto in inglese. Ora di questa esperienza conosci molti bambini, appunto, come ha detto la dirigente, poi sviluppare l'inglese, conoscere altri popoli. E anche l'integrazione è stata fantastica, perché trovo un signore che era veramente bravissimo, perché aveva trasformato un tronco di legno con ascia e coltellino in un cucchiaio, era venuto fantastico. Pazzesco. Prima di partire ero molto emozionato, io chiedevo a un mio amico, ma non sei emozionato? Lui mi ha detto, ah, un pochino. Gli ho detto, ma io troppo, come fai a non essere emozionato? Appena siamo arrivati a Craiova, non potete immaginare la nostra reazione. Eravamo esultanti come non mai, super felici, tipo, sì! Poi c'era anche il preside che ci ha aiutato a mettere i bagagli in stanza. È stata bellissima questa esperienza. L'Istituto Lombardo Radice è inoltre coordinatore per un secondo progetto Erasmus in programma con Romania, Turchia, Bulgaria e anche Polonia. Nel mese di marzo arriveranno le delegazioni, le ospiteremo e faremo visitare il nostro territorio, quello comunale, poi li porteremo anche in altre località. Faremo conoscere le nostre tradizioni, come funzionano le scuole, e per questo per noi significa anche promuovere in un certo senso il nostro territorio anche verso l'esterno, perché si tratta di conoscere al solito le reciproche abitudini, le strutturazioni delle scuole. Però l'altro progetto ha come obiettivo, come argomento, quello di cercare di trovare delle alternative ai social media presso gli adolescenti, quindi un po' il decondizionamento di questa dipendenza un po' dai social media.